Salve a tutti ragazzi e benvenuti, ma soprattutto bentornati su Fasi Channel. Oggi ho il piacere e l'onore di testare e recensire la Panasonic G80. Sì, sono stato contattato dalla Panasonic per provarla e dare un mio parere in merito. E nonostante sia una macchina fotografica che è presente sul mercato da circa 4 anni, è comunque una macchina fotografica altamente performante e ancora attuale e valida. Sì, perché le caratteristiche che ha le consentono di essere comunque un ottimo prodotto ancora tranquillamente acquistabile e valido. Questo tipo di macchina fotografica ci dà la possibilità di avere degli ottimi filmati di alta qualità e quindi in 4K, con la possibilità di sfruttare anche la doppia stabilizzazione. È comunque una macchina fotografica tropicalizzata e quindi di conseguenza si adatta facilmente anche alle condizioni ambientali difficili, ma grazie alla qualità anche delle lenti Leica, che sono da sempre una garanzia, abbiamo un'immagine davvero nitida e altamente chiara e pura. Il tipo di obiettivo che monterò in questa occasione è un 1260. Visto che si tratta di un prodotto che è presente sul mercato da già 4 anni, il web è pieno di altre recensioni in cui vi elencano le varie specifiche tecniche e vi fanno vedere le varie funzioni. Quello che è la mia intenzione in questo caso è di fare un video che, più che una recensione classica, è più un esperienziale, e quindi vi voglio portare con me nel provare insieme questo tipo di prodotto e immedesimarvi in quello che è l'utilizzo dell'utente, che può essere come quello mio, per esempio nel fare le recensioni di prodotti, oppure di fare riprese, mini filmati o anche scatti fotografici in varie condizioni, quindi al buio, in condizioni di luce, indoor, outdoor, e quindi fare delle varie prove e quindi poi trarre delle conclusioni alla fine e capire se questo genere di prodotto può fare magari anche al caso vostro. È per me la prima esperienza con una Panasonic, e quindi anche io andrò a scoprirla insieme a voi e ne vedrò i vari vantaggi e svantaggi man mano utilizzandola in questi giorni a venire. Ok, quindi adesso vi lancio la sigla e poi ci buttiamo a capofitto nelle prove varie che farò in diversi giorni. Sigla! Amico Sergio, e andiamo a farci un bel giro in auto. Vi faccio vedere la sua auto, che è davvero molto bella e interessante. Così ci porterà in una location particolare e faremo delle foto all'auto, in modo tale da dimostrare che con questa fotocamera è davvero semplice fare dei begli scatti anche per le persone meno esperte magari come me, e magari faremo anche le foto anche al paesaggio, in modo tale da fare più prove possibili anche di giorno di varie fotografie. L'audio che invece state ascoltando è l'audio della fotocamera, quindi se sentite del vento o l'audio non è particolarmente alto è per questo motivo, ma è anche per fare una prova dell'audio nel filmato all'aperto, e poi magari facciamo un filmato anche in auto, così vediamo in un ambiente un po' più chiuso com'è. Allora, dove ci porti di bello? A 100 metri da qui, a sud-ovest, sotto i ponti, sotto il ponte di Brooklyn. Va bene, ma questa che auto è? Questa è una Toyota, ragazzi, quando la troverete per strada non la scambiate con una Ferrari del cazzo. Perché è una Toyota. Allora, cerchiamo innanzitutto di avere un po' di filtro. Filtri, no, filtro subito, ragazzi. No, cerchiamo di mettere un po' di filtro. Comunque, questo è, che state ascoltando, è l'audio all'interno del veicolo, così potete sentire anche il rombo del motore. Si sente? E da notare che nella parte superiore è aperta, quindi l'audio che state ascoltando
soltanto e l'audio della fotocamera senza il microfono, quindi in un ambiente diciamo parzialmente qualche foto, la facciamo prima statica e poi in movimento. Che vuoi pulire? Devi pulire la macchina? Ah, e vai. Così puoi fare, vuoi prendere 10.000 like. ma vuoi dire ai ragazzi di iscriversi al canale? Ragazzi, se non siete iscritti, premete sulla campanella. E poi il tasto iscriviti. E poi soprattutto benvenuti ma bentornati. Soprattutto bentornati. Allora ragazzi, adesso proviamo a fare qualche foto in questa bella location e faremo una foto sia all'auto che alla struttura e vediamo anche il paesaggio utilizzando la modalità scene. Adesso torniamo da Sergio e ci facciamo anche un selfie e una foto in autoscatto. C'è? E quindi la proviamo. E vogliamo provare l'autoscatto e a questo punto anche il selfie? Prego, andiamo. Senti, allora vogliamo provare l'autoscatto? Va bene. Ragazzi, purtroppo il sole picchia tantissimo ed è anche un po' complicato riuscire a vedere il monitor. In realtà dovrei guardare nel mirino, però gli occhiali, il sole, il calore è un po' complicato. Adesso proverò comunque a fare anche un breve filmato come se fosse un mini spot per questo veicolo, anche se non è il soggetto del video, però ci proviamo perché il mezzo sarà questa fotocamera. Rimase a piedi abbandonato perché se n'è andato e non lo vedo più tornare. Comunque questa era semplicemente una prova per dimostrare che in realtà fare un filmato anche interessante, simpatico, un piccolo spot è abbastanza semplice. E in realtà è stato un po' complicato avere a che fare con il sole e gli occhiali e non avendo... ah, è tornato, quindi non mi hai lasciato a piedi. Ci ho ripensato. Che a volte ritornano. Quindi dicevo, nonostante non sia munito di una lente polarizzata per la camera, la ripresa sembra essere venuta abbastanza bene, poi lo vedrò in post produzione.
Nel frattempo ringraziamo Sergio per la collaborazione. Saluto. Ah, ragazzi, prima di tornare ho deciso di portarvi in un posto panoramico in modo tale che possiamo provare la funzione panoramica e quindi fare le foto a un bel paesaggio fatte per bene, visto che prima non c'è stata l'occasione e le condizioni per poter fare delle buone foto al paesaggio sul mare. Adesso vi porto sul mare, ma molto molto più in alto. Siamo arrivati, siete pronti? Al mio 3, 1, 2, 3. Boom. Allora ragazzi, adesso proviamo la modalità panoramica. Quindi è davvero molto semplice, basta andare qui nelle impostazioni, passare da video, che è l'ultima impostazione che ho fatto, e in realtà potrei scegliere tranquillamente la modalità automatica, però siamo qui per provare la modalità scene, che è questa. Ovviamente il sole non mi consente di essere proprio perfetto nelle inquadrature. Sì, diamo pure la colpa al sole, e quindi vediamo che già qui ci veniva data la possibilità di scegliere tra le varie modalità. Ok, abbiamo questa panorama shot che penso sia abbastanza adeguata, quindi la vado a selezionare set. Ok, quindi posso fare una panoramica semplicemente muovendo l'obiettivo. Allora, premo. Ok, l'avrò fatta un po' a caso, vediamo come è venuta. Poteva venire meglio anche perché ho usato una mano soltanto, quindi era giusto per farvi vedere l'effetto. Vediamo invece qualora volessimo fare uno scatto singolo. Andiamo sempre qui in scene, scegliamo tra le 25 proposte e vediamo che ce ne sono anche diverse dedicate al sono le prime, tra l'altro queste che sono quelle dedicate principalmente per i ritratti. Ok, secondo me questa potrebbe andare bene. Scene, quindi abbiamo questa numero 7, District Blue Sky. Ok, settiamo questa, che magari la spostiamo, ci facciamo di là, è un po' più carina da vedere. Ok, quindi vado a scattare. Vedete come mi è anche molto di aiuto la livella. Se non l'avessi avuta non sarei stato, diciamo, perfettamente in linea, perché questa lineetta arancione mi indica che non sono prettamente messo in bolla. Invece mi basta premere un pochino verso destra che diventa verde e quindi mi indica che sono in bolla. Poi ovviamente con modalità di visualizzazione qui posso decidere di zoomare con il doppio tap, di spostarmi nel display e di fare pinch in, pinch out. Oppure lo posso fare anche con la rotella, come già visto. Allora, tra le caratteristiche di questa macchina fotografica vi è sicuramente la possibilità di poter fare del vlog, o comunque di poterlo utilizzare per riprendere se stessi, come sto facendo io in questo momento, e di aggiungere ovviamente anche il microfono esterno. Adesso io mi sto avvalendo di un microfono lavalier, che è questo qui che tengo attaccato qui, e sto sfruttando il monitor della videocamera flippato verso di me. Oltre a questa caratteristica vi è la possibilità di utilizzare quindi e sfruttare al massimo quello che è lo stabilizzatore, e infatti in questo momento sto camminando e ovviamente non mi sto avvalendo né di un gimbal né di uno stabilizzatore fisico, e quindi sto sfruttando quello della macchina fotografica
e sembra che comunque il risultato sia abbastanza buono, anche se poi lo vedremo poi al computer quando andrò a rivedere questo filmato. Adesso vi porto in un posto e proviamo a fare delle riprese anche al buio, sia a mano libera ovviamente, quindi senza cavallette, senza un aiuto, un supporto esterno. Ragazzi, un'altra cosa che non vi ho detto è che nel monitor io adesso contemporaneamente alla mia immagine sto riuscendo a visualizzare la livella ed anche un grafico audio che mi dice il livello dell'audio proveniente dal mio microfono. Oltre ad essere stranissimo per me comunque camminare puntandomi una reflex in faccia nella mia città, diciamo che rispetto a fare una storia su Instagram o su un social è già un attimino più tra virgolette invadente, quindi diciamo attira un po' l'attenzione delle persone che ti vedono camminare e parlare con una macchina fotografica di questa portata, e quindi diciamo che forse per lo street vlogging non la prediligerei, semplicemente per il fatto che è un po' ingombrante e vistosa rispetto magari a quella che potrebbe essere l'immagine di un cellulare. Però c'è sicuramente da sottolineare il fatto che io sto camminando comunque in una strada abbastanza buia e l'immagine mi sembra abbastanza nitida, e l'immagine nonostante sia ripresa in movimento, comunque vediamo che la messa a fuoco è abbastanza continua e nonostante la luce non sia praticamente ottimale, diciamo che quasi non ce ne sto anche attraversando zone particolarmente buie e non sto avendo problemi di illuminazione. Non sto usando una ring light né altro tipo di illuminazione se non quella dell'ambiente. Allora, vi volevo far notare come in una situazione quasi di completo buio nell'utilizzare la nostra camera qui Panasonic vi è la possibilità allora di gestire le varie informazioni qui presenti sul monitor. La funzione che attualmente ho attiva è quella automatica, che è diciamo la più semplice che diciamo chiunque potrebbe tranquillamente utilizzare. Come vedete qui sul display vi sono le varie informazioni in merito alle funzioni attive in questo momento sulla videocamera. Vi volevo far vedere come nel mettere a fuoco e nel scattare l'immagine poi venga particolarmente veritiera, senza distorcere i colori, con i neri particolarmente veritieri e poco artefatti. Qui sulla sinistra ho una seconda rondella sulla quale è possibile selezionare lo scatto singolo, il multiscatto, lo scatto 4K, lo scatto scene, il timer con la modalità quindi 4K selezionata. La macchina in automatica andrà a fare un mini filmato e andrà a selezionare in automatico quella che è l'immagine migliore tra le varie acquisite attraverso il filmato. Una funzione sicuramente molto comoda che ci consente anche di poter intervenire in post produzione. Io non sono particolarmente amante della post produzione, però comunque vi è questa possibilità. Un'altra funzione sicuramente molto interessante del display e dei tasti qui che vi sono sulla fotocamera è la possibilità di poter zoomare all'interno delle fotografie, semplicemente come vedete qui ruotando la rondella, quindi per poter vedere un'anteprima di tutte le foto o una singola foto, o zoomare nella singola foto semplicemente roteando la rotella qui che è vicino al pulsante on e off. E come vedete infatti poi vi è addirittura la suddivisione per giorno nel mese totale. Se invece vado a zoomare all'interno mi allarga le foto in due dimensioni fino a che non ho l'immagine così grande, e addirittura poi posso zoomare nell'immagine stessa. In questo caso qui è un video, però c'è comunque la possibilità di poter zoomare e spostarsi eventualmente anche nella foto, ed è sicuramente una funzione molto interessante che, anche se magari non viene utilizzata sempre, all'occorrenza può ritornare utile. Allora ragazzi, siamo tornati qui e quindi adesso è il caso di fare le mie conclusioni.
Allora, una macchina fotografica davvero davvero performante, e nonostante sia una macchina di circa 4 anni fa è ancora contemporanea e può essere tranquillamente acquistata senza problemi. A chi è diretta secondo me? Secondo me è ideale per le persone che si stanno approcciando adesso alla fotografia e soprattutto al videomaking, e che vogliono una macchina quasi evergreen, perché il corpo macchina è davvero stupendo e soprattutto perché ha tantissime funzioni già preimpostate, e quindi si ha la semplicità dell'utilizzo da parte dell'utente. Anche un uomo esperto può tranquillamente utilizzarla in maniera professionale o comunque semiprofessionale e approcciarsi a questo mondo facendo, diciamo, un piccolo investimento però sensato, soprattutto per gli utenti che adesso sono abituati magari a fare le foto con gli smartphone e quindi sono abituati a gestire tutto con il display e avere le funzioni a portata di mano. Grazie a questo corpo macchina e ai vari obiettivi che ovviamente si possono cambiare, si ha la possibilità di personalizzare innanzitutto i vari pulsanti grazie a ben 5 pulsanti funzione, in modo tale da non andarli sempre a cercare sempre nel menu e nei sottomenu, e quindi essere un po' più pratici e semplificare quindi le varie operazioni, abbreviando anche i tempi. Magari si è per strada, non si vuole perdere troppo tempo, sia in gruppo, chi va da una parte, chi va da un'altra, tu magari vuoi fare una foto e non puoi metterti lì a smanettare sugli ISO, sulle aperture, sul diaframma e tutte queste altre cose. Quindi magari abbiamo ben 5 funzioni, tasti funzione che possiamo personalizzare come vogliamo, ed è sicuramente un vantaggio aggiunto, cosa che non mi sembra di aver visto su altre macchine. Un'altra cosa fondamentale è la possibilità di utilizzare, come avete visto, il display flippandolo, portandolo in avanti, quindi utilizzarlo anche come selfie cam o per vloggare, ma soprattutto la possibilità di utilizzare tutte le funzioni come se fosse uno smartphone, tramite infatti il display, perché oltre ad essere touch vi è la possibilità di fare il pinch in e il pinch out, cose che per esempio sulla Canon M50 io non si può fare. La praticità anche sta nel fatto di avere tutte queste rotelle di sistemazione e di gestione delle varie modalità, che sicuramente, come detto, abbreviano i tempi. Tipo per esempio sulla rotella di sinistra abbiamo la possibilità di scegliere l'autoscatto in maniera molto rapida e veloce, invece cosa che io per esempio ogni volta che devo fare l'autoscatto devo andarmela a pescare nel menu e nei vari sottomenu. Vi è la possibilità ovviamente di utilizzare il mirino, è molto pratico soprattutto nei posti molto soleggiati. Io avevo gli occhiali e altre cose, ho un caldo di pazzi, quindi non l'ho utilizzato, però qualora volessimo fare una fotografia accurata, ovviamente non utilizzando il display, abbiamo un display LED all'interno che è davvero molto chiaro, e vi è la possibilità attraverso una rondella laterale per chi ha gli occhiali di modificare la gradazione e quindi sistemarlo in base a quelle che sono le necessità. Ovviamente c'è anche il flash incluso che scatta fuori grazie a un pulsante laterale sulla sinistra, e quindi il corpo macchina ovviamente è un tantino pesante, quindi sinceramente non la utilizzerei né la consiglierei a chi fa street vlog oppure a chi intende fare una fotografia rapida e veloce in strada. Secondo me sarebbe più adatta, o meglio io così la utilizzerei, per registrare in studio così come sto facendo adesso, e quindi perché preferisco ovviamente avere una cosa più portatile e più pratica. Però è pur vero che c'è chi preferisce fare una fotografia professionale fatta per bene, così come i filmati, e quindi sicuramente una scelta del genere potrebbe essere l'ideale, perché consentirebbe all'utente di poter avere un corpo macchina professionale e facile da utilizzare, rapido, sia in studio sia in strada. Oltre ad essere quindi una macchina fotografica ideale per le fotografie, come abbiamo visto, con tutti i preset già impostati,
Un'altra cosa da non sottovalutare è la possibilità ovviamente dell'inserimento del microfono, che purtroppo, nonostante il tempo abbia dimostrato ai produttori che è una cosa importante e quasi ormai fondamentale, non tutti, anche modelli nuovi di macchine fotografiche, non tutti implementano. Invece questo qui, oltre ad avere l'ingresso microfono, ha l'ingresso ovviamente anche per il telecomando e quindi lo scatto remoto, cosa che comunque si può fare anche con il cellulare e wifi, ed è questa ancora un'altra cosa in più. Ha un ingresso HDMI, quindi se vogliamo collegare a un monitor esterno per vedere la ripresa come sta venendo, tanto di guadagnato. Un'altra cosa che pure ho apprezzato è la possibilità di avere uno scatto silenzioso, quindi magari se vogliamo andare a fare degli scatti a teatro o in posti in cui diciamo non si può fare rumore, vi è uno scatto molto silenzioso e quindi non si avrà anche quando facciamo la raffica quel classico rumore che magari si sente magari anche quando vediamo le partite di calcio, nei momenti clou dei tiri si sente sempre questo rumore di sottofondo, che sono le persone che fanno le fotografie a raffica. Un'altra cosa che mi è piaciuta, come avete visto, è la possibilità di accedere direttamente alla memory card e alla batteria pur avendo la piastra del cavalletto inserita, e questa è una cosa fantastica perché io puntualmente ogni volta magari si scarica la batteria o devo cambiare la memory card che magari è piena, e puntualmente devo staccare la piastra, svitarla, smontarla dal cavalletto, togliere la batteria, prendere la memory card. Invece qui si ha la possibilità, pur tenendola attaccata alla piastra e al cavalletto stesso, di poter accedere a queste due cose senza dover smontare tutto, e questa è una comodità, ragazzi, non indifferente, perché ci consente quindi di risparmiare tempo ed evitare tante rotture di scatole. Un altro aspetto fondamentale è il doppio stabilizzatore, che ci consente di poter fare fotografie e filmati senza alcun minimo problema e senza la necessità di avere un gimbal, e quindi possiamo arrangiarci tranquillamente senza questa attrezzatura accessoria, e soprattutto ci consente di poter fare degli scatti al buio senza necessariamente lasciare la macchina immobile. E oltretutto comunque vi è la possibilità, come detto, di collegarla allo smartphone, che oltre a poter diventare un display remoto può diventare ovviamente anche un telecomando, e quindi possiamo gestire la nostra macchina fotografica anche senza impugnarla. Una macchina fotografica sicuramente performante. Ovviamente la Panasonic non mi paga, né questo è un video sponsorizzato, ahimè. Però sinceramente la macchina vale la pena di provarla se avete la possibilità, o comunque fidatevi, perché la macchina è davvero performante, e sinceramente se potessi tornare indietro probabilmente la mia scelta, probabilmente se avessi avuto la possibilità di provarla, la mia scelta sarebbe ricaduta su questo prodotto qui, perché è davvero molto semplice da utilizzare. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, vi sia servito. Qualora così fosse, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo molto molto presto. Ciao! Questa fotocamera c'ha anche uno stabilizzatore. Subito. Non dire altro, subito. Quando c'è uno stabilizzatore integrato, quindi di conseguenza quando cammini in automatico il segnale viene stabilizzato, quindi non c'è bisogno di un gimbal. Ah, caspita, adesso che me l'hai detto la mia giornata. Sì, comunque non ti posso chiamare per fare i video perché sei poco professionale.